Radio Radicale con il ministro dei rapporti col Parlamento Luca Ciriani dopo il voto sul premierato. Allora, il percorso è stato lungo, non semplice, molto complesso, e poi lo abbiamo visto oggi accompagnato da manifestazioni, mobilitazioni di costituzionalisti. Allora, quanto è stato difficile, quanta tensione c'è stata dietro tutto il lavoro che avete fatto? Ma ci sono voluti oltre 6 mesi dal momento in cui è stato approvato in Consiglio dei Ministri ad oggi in prima lettura, per fare il primo passaggio sul premierato. Questo anche perché la maggioranza ha lasciato le posizioni come era giusto fosse, peraltro la massima possibilità di esprimersi. Abbiamo concesso un sacco di tempo, abbiamo rinviato il calendario, abbiamo comunque mantenuto un atteggiamento, io credo, collaborativo nonostante l'ostruzionismo. È un passaggio importante, dispiace che le opposizioni non abbiano voluto collaborare nonostante sostengano il contrario. L'unica condizione che mettevano le opposizioni era praticamente non parlare di elezione diretta, quindi praticamente non parlare di riforma costituzionale. Abbiamo assistito a una serie di critiche senza però una proposta alternativa reale, credibile, perché non c'è stata nei fatti. Noi continueremo ad andare avanti. Il premierato non è una riforma che serve a Giorgia Meloni o al centrodestra, è una riforma che serve al Paese. Ne potranno utilizzare una volta approvato, se sarà approvato chiaramente, potranno beneficiare sia i governi di centrodestra che di centrosinistra. Significa avere un'Italia più stabile, significa dire basta ai governi tecnici, ai governi balneari, ai governi che durano 6 mesi, ai ribaltoni, ai governi tecnici presieduti da persone che nessuno ha mai conosciuto e nessuno ha mai votato. Significa dare più credibilità internazionale al nostro Paese, perché la più grave difficoltà politica che ha l'Italia, non il governo Meloni, è quella di governi troppo deboli, troppo fragili, che durano troppo poco, e questo rende impossibile governare seriamente questo Paese, mentre gli altri Paesi corrono e naturalmente non ci aspettano. Senta, i senatori a vita si sono schierati apertamente contro questa riforma, un po' come avevano fatto sostenendo il governo Prodi tra il 2006 e il 2008. Questa esposizione dei senatori a vita per la riforma del premierato, come l'ha trovata, e li trova anche in continuità con insomma il loro atteggiamento politico? Ma guardi, non voglio fare polemica con i senatori a vita, li rispetto i motivi, la loro storia personale che giustifica il fatto che siano senatori a vita. Dopodiché, secondo me, alcune dichiarazioni potevano anche risparmiare, ma non è importante. Diciamo che il ruolo dei senatori a vita, nel momento in cui il Senato si riduce a 200, soltanto 200 eletti, cresce molto e rischia anche di influenzare la vita e la sopravvivenza dei governi. E questo è un elemento, ma al di là di questo credo che la figura del senatore a vita sia una figura ottocentesca, ormai superata. Ci sono molti modi in cui la Repubblica, il Presidente della Repubblica, la Repubblica come istituzione può, come dire, riconoscere gli alti meriti delle alte personalità che onorano il nostro Paese senza un laticalavio a vita, che, ripeto, secondo me è un'onorificenza, un titolo che appartiene al secolo scorso. Le è dispiaciuto della mobilitazione dei costituzionalisti, che è stata veramente imponente? Insomma, se vuole fare una riflessione, non si era vista questa, diciamo, mobilitazione negli anni 90, quando una riforma del genere l'avevano proposta altri? Guardi, si trova sempre un numero anche abbastanza alto di persone pronte a firmare un appello contro qualcosa, in questo caso contro il premierato. Mi permetto di dire con un tono di garbata polemica che vorrei capire se questi 183 costituzionalisti hanno una proposta alternativa in grado di risolvere i problemi del Paese. Perché tutti dicono, l'ho sentito dire anche adesso in aula dai rappresentanti dell'opposizione, che è vero che l'Italia è un problema di stabilità, che è vero che l'Italia è un paese di credibilità, che è vero che la gente non vota più perché non può decidere il governo e il Presidente del Consiglio. Dopodiché la nostra proposta non va bene, ci sono 183 costituzionalisti che dicono che non va bene, ma vorrei capire se questi 183 costituzionalisti sono in grado di sottoscrivere tutti insieme una proposta alternativa. Sono sicuro che la risposta è no. Ultima cosa, la legge elettorale, allora avete fatto questa prima lettura al Senato, adesso arriva alla Camera per il primo giro. Sì. La legge elettorale, vedremo qualcosa a settembre, ottobre? Ma guardi, è difficile adesso fare pronostici precisi sui tempi di approvazione, anche perché dovremmo anche far fronte all'approvazione della riforma della giustizia, che inevitabilmente si intreccia con quelle premierato, soprattutto alla Camera. Verificheremo. Certo che, come ricorda lei, la legge elettorale è
come dire, parte integrante e fondamentale di questa riforma, che c'è la riforma, cioè del premierato, e la legge elettorale che l'accompagna. Sono due cose che naturalmente devono essere entrambe pronte, entrambe approvate. Quando lo sarà, adesso è un po' difficile poterlo dire con un margine di approssimazione che non sia esagerato. Posso dire intanto che comunque il primo passo è stato fatto, la legislatura è ancora lunga, il centrodestra governerà fino al 2027, quindi i tempi ci sono. Ultima cosa, la battuta di colore, nessuno ha litigato oggi, un segno positivo? Sì, è un segno positivo. Io ho detto che soprattutto durante il G7, mentre i grandi del mondo erano presenti in Italia, è stato un errore imperdonabile per la destra e per la sinistra quello di dar luogo a scazzottature in pieno Parlamento. Abbiamo perso una bella occasione per dare un segnale di un Parlamento all'altezza del grande compito che sta svolgendo il governo al G7. Insomma, è stato un incidente brutto, oggi non si è ripetuto, speriamo non si ripeta neanche alla Camera. Diciamo che l'Italia ci guarda e dobbiamo cercare di essere sempre, come dire, all'altezza del nostro compito. Grazie al Ministro Luca Ciriani.